Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qua con voi con un nuovo video di Clash Royale. Voglio mostrarvi un altro deck che non richiede una certa abilità per poter essere giocato e soprattutto funziona sempre in qualsiasi arena anche se non avete obbligatoriamente le carte maxate. È un deck molto classico che come vedete utilizza due truppe principali per l'attacco, il gigante Elo Grider, in supporto Sgherri, Moschettiere e i tre scheletrini. Avrete sicuramente notato che ci sono tre spell in questo deck, la Zap, il Tronco e la Fireball, ma non vi preoccupate perché sono veramente utili per pulire tutti gli attacchi dei nostri avversari. Andiamo a vederlo subito, il ladder contro Keisei qualcosa. Oh, fuori legge per lui. Lasciamo un attimo loccare sul gigante. Io qui spingerei già violentissimo. Ho Grider che può andare. Oh, Fireball cattivissima. C'erano un pochettino troppe truppe effettivamente concentrate in un unico punto, quindi ci sta la sua giocata che con la Fireball elimina tutto il problema. Moschettiere. Non ho giocato uno spell in questo momento perché voglio ripartire. E voglio vedere se lui ha ancora la possibilità di ciclare la Tesla. Bellissima questa Zap. Che pulisce. Moschettiere che può dare una mano. Proto Grider. Andiamo? Ma dall'altra parte. Vai, vai, vai. Proprio questo doveva succedere. Andiamo, 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 andiamo. Lui è un po' in panico. Spostiamo un attimo la sua fuorilegge. Ci sta, subiremo un attacco alla torre. Va bene così, va bene così. Anche i tre sgherri purtroppo arrivano. Non possiamo, o meglio, non è worth fermarli. Possiamo tranquillamente tenere la torre a 3000. Invece adesso evitiamo che di subire troppi danni con lo Grider. E ancora il Giant. Porca miseria. Questo non me lo aspettavo. Un gran cavaliere così di prepotenza. Vediamo se gli sgherri riescono a mangiarselo piano piano. Vengono zappati, un po' inutile questa zap a parer mio. Possiamo quindi ripartire con uno Grider violentissimo. Lui decide di andare a giocare una Tesla. Gli sgherri hanno distrutto completamente il suo cavaliere. Attenzione allo Grider. Portiamolo indietro, portiamolo indietro, portiamolo indietro. Perfetto. Perfetto, perfetto. Vai, vai, vai. L'impronta che lui spreca. Non facciamola andare, non facciamola andare. Fermiamolo Grider. Perfetta questa zap, perfetta. E poi avanti ancora con un gigante centrale che subisce i danni. Non ho la possibilità di aprire con un Og. E la prima partita è fatta! Let's go! Molto, molto fluido il modo in cui gira questo deck, ragazzi. Come avete visto, non si sente assolutamente lo svantaggio o comunque la particolarità di avere tre spell. Andiamo di nuovo avanti a provarlo in ladder contro Booty Demolisher dei Sack Mafia. Ok. Moschettiere da dietro, dobbiamo counterarlo così. Barile assolutamente annientato. Gigante davanti. Marciere pirotecnico. Lo togliamo. Zappiamo un attimino. Ottimo, via anche la Tesla. Sgherri. Forse non è una giocata così worth. Anche no, no, no. Agganciano bene il primo lurido cavernicolo. Andiamo un attimino. Oddio, non avevo pronto l'Elisir. Va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Forza moschettiere, ok, via il primo. Mamma mia, mamma mia. Mago elettrico veramente infame. Partiamo. Oh, Grider.
Posso tirare sul ponte. Come countera lui? Sai perché? Sai che me lo aspettavo? Me lo aspettavo. Tiragli i pipistrelli. Sto pensando come poter fare. Abbiamo dovuto deviare il suo gran cavaliere, ma è scomodissimo averlo ancora in giro. Oddio, una Tesla. What the fuck? Li locca? Non posso farlo andare sulle mie torri. Più di così non potevo fare, ragazzi. Penso che sia il counter perfetto su un gran cavaliere. Adesso con calma. Con calma. Recuperiamo Elisir. Recuperiamo Elisir, perché lui ha la torre a portata. Tronco per counterare il suo barile goblin. Di nuovo un gran cavaliere. Potrebbe giocarmi tranquillamente dietro il... Oh mamma mia. Oh mamma mia. Piano, 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 piano. Serve che il moschettiere non... Non venga loccato. Perfetto, 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 perfetto. Sotto con gli sgherri. Un altro moschettiere in supporto. Non sarebbe male. Let's go. Gran cavaliere da dietro. Gigante centrale. Lasciamo tutte le sue truppe lì allora. Inseguitelo Grider, inseguitelo Grider. Tronco. Let's go! E andiamo a portarci a casa anche il secondo game. Ottima la giocata dello Grider, che ha un attimo depistato i suoi luridi cavernicoli e li ha riportati nella sua area di gioco. Ultimo game contro Irving 100 Tifiko dei Kaboom. Di nuovo dietro un'apertura con il moschettiere. Giocate sempre a 9 elisire e mezzo la vostra truppa. Non regalate mai nulla. Lasciamo andare. Vediamo. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Non mi interessa fare un attacco qua. Oddio, il principe nero. Lasciamo, 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 lasciamo. Mamma mia, che deck bello veloce che c'è anche lui, ragazzi. Scheletrini ci hanno veramente aiutato qui, ma... La vedo scomoda. La vedo molto scomoda, io ve lo dico, eh. Non andrà bene questo game. Rischio di arrivare comunque uno sgherro. Che tira due hit, non male. 3516, 3563. Se gli apro con uno Grider, mi gioca una Tesla. E la cosa non ha molto senso. Ah, troppo, troppo, troppo presto! Valchirione all'11. Oddio, questo gioca con le truppe all'11. Andiamo. Devo cercare di accentrare un attimo. Aia, siamo giù. Sì, sì, no, non ce la faccio. Bello il suo deck, molto molto fast. Non c'è possibilità di vittoria qui. L'avevo già visto subito. Tesla, no, non gioco la Tesla. Vediamo se riusciamo in qualche modo, disperatamente, con un ultimo attacco a fare qualcosa, ma non penso che vinceremo. Facciamo un ultimo tentativo disperato. Bravo a giocare. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sto provando in tutti i modi, ma a meno che il gigante non mi toglie dai piedi quella... Oddio. Oddio, attenzione! Un altro? Non lo so. Qui è brutta, io ve lo dico. Qui è veramente, veramente brutta. Via la Valchiria. Qualcosa stiamo riuscendo a tenere, attenzione! Mamma mia! Sì, ma è un attacco che adesso non ha né capo né coda.
Non potremo fare molto. Non potremo fare molto. Ho Grider che sta comunque martellando prepotente. E qua ci sta. Parte il suo Grider. Viene spinto. Se fa un altro attacco siamo giù. Ed è giusto così. Ed è giusto così. Su Clash non si può vincere sempre. Insomma ragazzi, io spero che vi sia piaciuto anche il deck che vi ho proposto oggi. Ve lo faccio rivedere un'ultima volta. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!